stato torturato e seppellito in una fossa comune insieme alla mamma e al papà. Tra i civili senza vita trovati nella fossa c'è anche Oleksandr Sukenku, calciatore ucraino classe 1995, che aveva giocato nel Segul Second League nella squadra regionale dell'FC Kudrivka, un brillante attaccante che nel corso della sua carriera aveva già ottenuto diversi trofei.